Voi cittadine e cittadini di Paragiano. Quest'anno il 25 aprile si inserisce nel più ampio contesto dei festeggiamenti del 150 anni dell'unificazione d'Italia. Un evento che qui a Paragiano abbiamo festeggiato già il 17 marzo, prima con la celebrazione di un consiglio comunale aperto, poi con i solenni festeggiamenti. Quel giorno migliaia di cittadini erano presenti per dimostrare il proprio attaccamento alla nostra Italia, al suo tricolore e alle sue istituzioni. Paragiano dimostra ogni anno, attraverso una grande partecipazione popolare, la propria devozione alla sua storia, alle sue radici e verso coloro che l'hanno voluta, i grandi eroi del Risorgimento e della Liberazione, i nostri partigiani e tutti coloro che non vollero arrendersi alla tirannia nazista e alla dittatura fascista. Anche Paragiano, come testimonia questa lapide, ha dato il suo contributo di sangue per la nostra libertà, perché l'Italia fosse unita, libera, repubblicana, costituzionale. Nella giornata di ieri, nel prendere parte ai festeggiamenti ufficiali del 25 aprile, il nostro amato Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricordato che la liberazione coincise con la riunificazione del Paese e ha tracciato un parallelo con le sfide che ci attendono per il futuro e che richiedono un nuovo senso di responsabilità nazionale, una rinnovata capacità di coesione nel libero confronto delle posizioni e delle idee e insieme nella ricerca di ogni possibile terreno di convergenza. Su queste parole è necessario che tutti gli italiani riflettino. Il nostro Paese, in un momento di grandi tensioni internazionali, in un periodo di grandi incertezze economiche e di ansie sociali, ha bisogno di recuperare lo spirito unitario che fu proprio del nostro Risorgimento prima e della Resistenza dopo. Uno spirito tutto teso ai grandi ideali di nazione, di libertà, di uguaglianza.
Fu quello spirito, quelle grandi idee che ci fecero uscire dalla spirale di violenza di cui eravamo preda. Fu quello spirito a unirci e a permettere al nostro paese, finalmente libero, di organizzarsi in uno Stato moderno che tanto bene ha dato a ciascuno. Oggi come allora supereremo le nostre difficoltà nella misura in cui rifletteremo sulla nostra storia, quasi rivivendola, ripercorrendolo per intero. Sono quelli che stiamo vivendo momenti difficili, innanzitutto i problemi interni, la crisi occupazionale, soprattutto nel mezzogiorno del paese, la crisi economica che da anni impoverisce sempre più centinaia di migliaia di famiglie, i problemi energetici, la perenne lotta dei partiti e della politica che rischia di far implodere il sistema istituzionale, il conflitto fra i diversi poteri dello Stato, il problema della sicurezza. A tal proposito voglio ricordare la violenza brutale subita da due militari dell'arma dei carabinieri da parte di un gruppetto di giovanissimi. A questi problemi già abbastanza complessi si aggiungono quelli internazionali, le troppe guerre sparse per il mondo e fra queste quelle a noi più vicine. La lotta al terrorismo, a tal proposito come non ricordare l'uccisione di Vittorio Arrigoni, il pacifista italiano 36enne preso in ostaggio giovedì mattina nella striscia di Gaza da un comando di Al-Qaeda. L'inquinamento del pianeta, il problema dell'immigrazione e dell'accoglienza, il difficile rapporto con le istituzioni europee. Insomma, non si può dire che viviamo in un'epoca serena, tanti, troppi e troppo veloci e complessi i fenomeni che dobbiamo affrontare. Proprio per questo ritengo la politica deve essere capace di abbassare i toni dello scontro ed unirsi, sì certo unirsi. Quando il paese vive una crisi, la politica innanzitutto deve avere il coraggio di unirsi, di lavorare all'unisono nel più grande e superiore interesse della nazione, del paese. Ecco allora che i numerosi interventi del Presidente della Repubblica hanno un senso ed un'importanza notevole. Basta solo lasciarsi guidare dalla saggezza di chi ha la responsabilità istituzionale di garantire il bene supremo del paese, la sua tenuta e la sua unità. Eppure molti fingono di ascoltarle queste parole. È il caso di chi alza i toni in continuazione, di chi vuole annientare l'avversario politico, di chi vuole dividere il paese, oppure di chi vuole farlo vivere sempre sotto una fiaccante emergenza, sotto uno sfiaccante ricatto. E questo non accade soltanto nelle istituzioni di governo del paese, ma accade anche nelle città come nei piccoli e nei medi comuni. L'Italia e i suoi 8.000 comuni hanno necessità di serenità, di guide autorevoli sì, ma rispettose degli avversari politici come delle istituzioni. L'ultima cosa che serve all'Italia e agli italiani è una rovinosa guerra istituzionale che non lascerebbe feriti, ma solo vittime. Sembra quasi che quello spirito guerriero di foscoliana memoria che insieme desiderio di pace e consapevolezza della negatività del presente storico da cui scaturisce la voglia del cambiamento che animava le nostre donne e i nostri uomini in epoche a noi non tanto lontane sia soltanto un effimero ricordo che annualmente celebriamo anche con una certa intensità ma che immediatamente dopo tutto ritorna nell'oblio, nella dimenticanza. Ed invece c'è bisogno di perseveranza, di approfondimento, di una nuova concezione del mondo. Dobbiamo resistere e migliorarci, è la nostra terra che ce lo chiede, la nostra terra insieme ai nostri figli, a coloro cioè a cui abbiamo il dovere di consegnare il mondo un po' più bello di come lo abbiamo trovato noi. Pensare alla nostra nazione, a coloro che l'hanno voluta, pensare alle nostre radici e al nostro futuro serve a vivere meglio il nostro presente. Eppure, anche quest'anno, vi sono stati gesti offensivi della nostra identità nazionale. È accaduto a Corsico, dove alcuni sconosciuti hanno bruciato la scorsa notte gli addobbi sistemati sul monumento alla Resistenza e asportato quelli presenti su un altro dedicato agli alpini. A Roma, all'Esquilino, Santa Maria Maggiore, via Giolitti, ma anche via Corso e nel quartiere Prati. Numerosi sono i manifesti con immagini e simboli fascisti affisse nelle vie del centro della capitale. È questa rinascita di follia che tutti noi abbiamo il dovere di estirpare, perché la mala pianta della violenza non muore mai, anche se battuta continua a vivere e a far proseliti in giro per il mondo. È bene non minimizzare questi gesti e non catalogarli come eventi circoscritti o bravate di ragazzacci. C'è in un momento difficile come il nostro tempo una corsa verso la violenza, il recupero di un simbolismo e di feticci che subdolamente possono creare seguaci.
La storia va sempre ricordata, anche perché essa può ripresentarsi più volte nella nostra esistenza e riportarci in una voragine di incultura, di violenza, di xenofobia che furono proprio della cultura nazifascista. Anche per evitare tristi ritorni al passato, la politica, tutti coloro che hanno responsabilità istituzionali devono essere capaci di dare l'esempio, di assumere atteggiamenti consoni e soprattutto di lavorare sinergicamente per superare le difficoltà del momento e proiettare il nostro paese verso più ambiziosi traguardi di libertà, di democrazia, di eguaglianza fra i cittadini e fra i popoli. E questo è l'unico modo vero, penso, per onorare la memoria dei padri della patria e dei caduti per la libertà. Viva l'Italia, viva l'Europa, viva la Resistenza! Yeah.